Oggi parleremo dello scopritore del petrolio, del suo utilizzo a scopo industriale. Si chiamava Antun Lucic ed era un intelligente e geniale croato, quindi uno chiaro chiaro, quasi bianco. Antun Lucic nacque il 9 settembre 1855, morì il 2 settembre del 1921. Si nasce e si muore, ma ha lasciato un'impronta indelebile, nell'ambito appunto di questa storia che riguarda appunto il petrolio e il suo utilizzo a scopo industriale. Nel 1879 si trasferì in America dallo zio a Saginaw, nel Michigan, cambiando il nome in Anthony Francis Lucas quando a Norfolk, in Virginia, ricevette i documenti di naturalizzazione. Era il 9 maggio del 1885. Con il suo amico Partilo Higgins organizzò la perforazione di un pozzo petrolifero vicino a Beaumont, in Texas, che divenne noto come Spin Tap. Fu l'uomo che all'inizio dell'era del petrolio lo portò appunto allo sfruttamento diffuso, come abbiamo detto. Dimostrò subito la sua genialità quando, lavorando in una segheria, migliorò il design di una sega circolare allora in uso. Nel 1883 iniziò a lavorare nelle industrie minerarie di oro, rame, argento e ferro di Colorado, California e North Carolina. Sposò Caroline Weird Fitzgerald nel 1887. Si trasferirono poi a Washington DC nel 1888, dove Lucas lavorò come ingegnere meccanico e minerario, tranne per una pausa di 2 anni alla ricerca dell'oro in Colorado. Bene, il 21 luglio del 1889 nacque il loro unico figlio, Anthony Fitzgerald. Nel 1893 Lucas iniziò a lavorare come sovrintendente di una miniera di sale per Miles & Company di New Orleans. La miniera danneggiata, non più funzionale, si trovava a Petite Heinz in Avery Island. E nei 3 anni successivi Lucas ripristinò le operazioni, quindi era veramente una persona geniale, competente, era un ingegnere. Fra l'altro, Lucas, grazie alla sua conoscenza ed esperienza acquisita appunto sul sale dell'isola di Jefferson, scoprì la relazione tra depositi di sale, zolfo, gas naturale e depositi di petrolio. Queste le parole di Lucas. Leggo, ciò che lui ha detto in questo caso, in questo evento. Questo mi ha portato a studiare l'accumulo di petrolio intorno alle masse di sale e ho formato ulteriori piani per esplorare altre località. Così ho iniziato le mie indagini sulla presenza di petrolio nella pianura costiera. Quindi, personaggio anche arguto, oltre che intelligente. E buon osservatore. Nel 1898 Lucas estrasse il sale sulla Grand Côte, sull'isola di Wicks e su Hans Labutte, divenendo ormai, in questo caso, uno dei più grandi esperti, forse il più grande esperto di cupole di sale. Nel 1899 Lucas visitò il Sour Spring Mound a sud di Beaumont, in Texas, sempre con il suo amico inseparabile Petrilo Higgins. Questo era il futuro sito di Spindletop. Lucas, anche in questo caso, notò. Vi leggo ciò che disse: Questo tumulo ha attirato la mia attenzione a causa del contorno, che indicava la possibilità di una cupola incipiente sotto e perché all'apice di esso c'era esudazione di idrogeno gassoso solforato. Questo mi ha suggerito, alla luce della mia esperienza a Bell Hill, che potrebbe rivelarsi una fonte di zolfo o petrolio o di entrambi. Lucas iniziò la perforazione del suo pozzo nell'agosto o settembre del 1899, raggiungendo una profondità di 256 piedi, 76 metri, a dicembre. A una profondità di 175 metri,
l'involucro crollò, ma solo dopo che era stato trovato uno strato di sabbia oleosa, quindi non sbagliava in questo caso, i suoi studi gli davano ragione, c'era la presenza del petrolio. Andiamo avanti. Ottenuto dei finanziamenti, Lucas realizzò tre pozzi profondi ben 370 metri. Dopo aver raggiunto la profondità di 347 metri, il 10 gennaio 1901, fango e acqua eruttarono, seguiti da un flusso di petrolio greggio che raggiunse i 150 piedi, 46 metri, pensate un po'. L'eruzione durò 9 giorni, fluendo tra i 70.000 e i 100.000 barili al giorno, prima che fosse finalmente portato sotto controllo. Era un qualcosa di incredibile. Lucas vendette le sue azioni alla Gephi Petroleum Company e continuò la sua ricerca scientifica di petrolio negli Stati Uniti e in Messico. Quindi questo geniale croato ha contribuito a tutti gli effetti a rivoluzionare l'uso mondiale di carburante, trasformando l'economia del Texas sud-orientale, migliorando naturalmente, facendo fare da me. Questo è. Bene. Finiamo il discorso. Contribuì ulteriormente, quindi ancora, col suo lavoro, allo sviluppo delle, quindi a questa scoperta che ha fatto, allo sviluppo delle automobili con motore a combustione, poiché era necessario una grossa quantità di energia, quindi occorreva molto carburante. Guardate quante cose ha fatto questo croato, questo geniale croato, chiaro chiaro, quasi bianco anche lui. Bene. Fece anche alcune invenzioni per la maggior parte ancora impiegate. Pensate un po', sono passati oltre 100 anni e le sue invenzioni sono ancora utilizzate nel campo petrolifero. Leggiamole, ora ve le leggo. Quindi utilizzò il metodo, ancora si utilizza, il metodo generale di estrazione mineraria delle miniere di sale. Secondo, esplorazione di superfici per depositi minerali sotterranei. La terza, un'applicazione di perforatrici rotanti idrauliche a vapore e di fanghi nella perforazione di pozzi petroliferi. Quarto, costruzione di applicazione della valvola di contropressione. Un'altra sua scoperta, costruzione di dispositivi di prevenzione degli scoppi. Ed evitò così anche molte morti fra i lavoratori. Buon ultimo, magari ne ha fatte delle altre, noi abbiamo queste, io ho trovato questo, progettazione di tronchi di pozzi, quindi come realizzare questi pozzi. Ecco, per ultimo abbiamo un'altra, l'invenzione del pozzo di petrolio dell'albero di Natale, quindi quando veniva fuori questo flusso sembrava appunto un albero di Natale. Bene, siamo alla fine. Lucas morì il 2 settembre del 1921 a Washington DC. Spesso veniva erroneamente descritto come austriaco, a volte anche come italiano nato a Trieste, dove aveva studiato. Sulla sua tomba, nel cimitero di Rock Creek a Washington DC, è descritto come di origine illirica, quindi inconfondibilmente fermo qui, ancora, che all'epoca era il termine standard per il croato. Nel 1936 l'American Institute for Geological and Metallurgical Investigation fondò il premio Anthony Lucas Gold Medal per lo sviluppo nell'area dell'esplorazione petrolifera. Si realizzò anche un museo con un obelisco di granito che è stato costruito per appunto onorare una specie, lo chiamano esploratore, ma è un inventore, ha fatto un po' tutto, quindi studioso, costruttore, insomma. Quindi dove è scritto su questo obelisco: in questo luogo, il decimo giorno del XX secolo, iniziò una nuova era della civiltà. Una strada e una scuola elementare a Beaumont, in Texas, portano il suo nome. Era un croato, geniale, intelligente, chiaro chiaro, quasi bianco, illirico. Qualcuno usa altri termini per definire questa razza
la nostra razza. Mi fermo qui. Saluto a tutti.